Ogni 2 o 3 ore era un telefono, proprio in continuo, mi chiamava qualsiasi ora del giorno della notte. Il telefono per me è una cosa vitale. Io avrò 7-8 apparecchi telefonici, una quindicina di schede, perché ogni volta che io mandavo un messaggio, tutto registrato, non volevo perdere niente di lei, no? Era come un rapporto in simbiosi, cioè faceva quello che dicevo io. Fisicamente e mentalmente, lei è la metà mia, perché nel bene e nel male, la parte che ci manca è tua. Cioè, se io avessi fatto qualcosa contro di lei fisicamente, era come se avessi fatto qualcosa a me. Senza la mia metà, non potevo vivere. Ho fatto di tutto per lei, ma lei ha fatto muro, praticamente. Non mi rispondeva più al telefono. Per me che era vitale il telefono, la sua presenza per me in quel momento lì, la sua voce, mi ha creato dei grossi problemi. E io la chiamavo, cioè, perché volevo avere delle risposte, volevo sapere perché, no? E lei non me le dava. Però quello che mi ha fatto star male è che io ho visto una cosa che non avrei mai pensato. Praticamente l'ho visto insieme a un altro e lì il mondo è crollato. C'erano due soluzioni, o far finta di niente, no? O dico una brutta parola come fanno questi casi qua, uccidi. Da quel momento lì ho cominciato veramente a avere problemi, ho cominciato a essere cattivo, a fare quello che ho fatto, le minacce. Perché mi sentivo defraudato di una cosa che ho sempre ritenuto importante. E gli dicevo, spero tantissimo di venire giù a Natale e trovare il tuo nome sulla tomba. E dirle, spero di non incrociarti, perché se ti vedo, moriamo in due. Io ho avuto paura di ucciderla. E mi sono fatto male da solo. Dormivo armato, come si può dire. Un coltello sotto il cuscino. Allora lei mi ha querelato. Sono andato in caserma e le ho detto, prima di tutto sono cose fasulle quello che scrive, primo. Secondo, a me non me ne frega niente. Mi dovete fermare. Mi mettete dentro, mi fermate in qualunque modo, ma io vado avanti. Fa, comunque se dovesse andare dove sta lei, potreste avere dei guai. Ho detto, va bene. La stessa sera sono partito. Assolutamente no, non mi sento uno stalker. Cominciamo a vedere veramente chi è stalker. Per un motivo e chi lo fa andando oltre il limite. Io ho diritto di sapere perché una storia finisce. Ho diritto di sapere la verità. Se uno mi crea un problema, io mi devo difendere. Se poi dopo questa persona mi obbliga a fare un'azione, come ripeto, è una reazione, no? Vuol dire che tu hai fatto qualcosa che mi ha portato a far quello. Non me lo sono inventato io, quella mattina di alzarmi e di scriverti ti voglio vedere morta. Sei tu che mi hai istigato, tu mi hai portato all'eccesso a volerti quasi far male, no? Ecco, questo è un estratto dal documentario di Elisabetta Francia, Parla con lui. È molto impressionante, secondo me, sentire le ragioni di questi uomini che comunque, secondo loro, hanno ragione loro. Ecco, lei riconosce una tipologia simile a quella dell'uomo che le Beh, ha fatto violenza? riconosco sicuramente la cosa lampante che è il loro modo che definiscono di amare, in realtà è il prolungamento del loro io. E quindi questa estrema necessità di
avere il possesso e il controllo su quella donna che loro appunto definiscono come bisogno di esprimere amore, in realtà è un prolungamento del loro essere. È una violenza. Lei ha detto che appunto vi sono interrotti i rapporti nel 2006 e lui l'ha studiata per certo. 2 anni ed è ritornato nel 2008. Quando la vostra relazione, che mi ha detto all'inizio era piacevole, si è trasformata invece in qualcosa che lei si è resa conto era invece diciamo che dolorosa. Proprio perché era del tutto premeditato, perché comunque si parla appunto di uno stalker, purtroppo per me è seriale, ha vissuto 30 anni in questa attività. I tempi erano brevissimi, per cui questa pseudo oasi affettiva è durata poco più di un mese e mezzo. In questo mese e mezzo ha percorso passo per passo quello che sono i meccanismi dello stalker abituale, e cioè? L'isolamento. Quindi le ha tagliato i legami con amici, tagliati tutti i legami parenti. Con amici, con le attività, con gli hobby, cercando comunque di far pensare che l'unico mondo che lui idilliaco fosse indispensabile. sia il suo. Fatto lei questo, è una persona, scusi se la interrompo, che di solito tende ad appoggiarsi agli altri? Assolutamente no. Infatti io anche nel mio racconto cerco di essere il più cruda, senza risparmiarmi proprio niente, proprio perché ci tengo a dare l'impatto veramente di quanto sia anche per una persona indipendente, autonoma, proprio un temporale che ti piove addosso, proprio perché sanno fare bene il mestiere da stalker. Le è servito scrivere il libro? Tantissimo, tantissimo, ed è una cosa che io consiglio spesso alle donne che incontro. I danni sono più psicologici o fisici? Lei subiva anche proprio delle molestie, delle aggressioni? Sì, anche aggressioni pesanti. No, il danno più grosso è quello psicologico, perché il percorso di ricostruzione è lunghissimo, proprio perché sia chi vive già una relazione violenta, violenta anche dal punto di vista psicologico, e poi oltretutto aggravata dallo stalking successivo, comporta l'annullamento totale dell'autostima e della dignità. Ricostruire quello è un percorso lunghissimo. Ci è riuscita? Ci sto riuscendo. Beh, immagino che non sia facile per lei essere qua. Ci sto riuscendo anche qua. Se devo dire... Facciamole un applauso, perché ci vuole un bel coraggio per superare un dolore del genere ed essere sì, qua a raccontarlo. Io credo che un grande tributo dovrebbe darlo anche la società, facendo un passo in più rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Beh, già c'è stata, prima non c'era neanche la legge sì, contro lo stalking, certo. Adesso c'è, non è sufficiente? No, decisamente no, perché diciamo che parlando del mio caso, a livello anche di impatto emotivo, io denuncio lo stalking nel 2009, estate 2009, e il mio processo è in corso oggi, quindi sono passati 3 anni. In quei 3 anni, dove si parla di tempi scoperti, una donna non ha nessun grado di protezione, per cui devi convivere quotidianamente con l'impatto alla paura, alla vergogna. Lei tra l'altro aveva perso il lavoro. Io ho perso assolutamente quindi tutto, cioè, ha dovuto casa compreso. Ha dovuto ricominciare proprio da zero, non soltanto dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista economico. Anche materiale, sì. Ma quest'uomo non era mai stato condannato? Mi diceva che da 30 anni che fa questo. Quest'uomo era condannato fin dall'83, proprio qui nella città di Milano. Italiano quindi? Italiano. Se non che ha fatto 10 anni di latitanza, cambiando oltre 5 identità diverse, con professioni altrettanto diverse, e sbarcato a Reggio Emilia nel 2004, fine 2004, e solo su Reggio Emilia in quegli anni tra 2004 e 2008 ha fatto altre 3 vittime. E fatta la mia denuncia, che ha seguito uno stalking che poi è andato a sentenza proprio qualche mese fa della vittima precedente, con 2 anni e 6 mesi di condanna, si è dato alla latitanza per altri 3 anni, per cui io ho convissuto con la paura quotidiana anche... Adesso è in carcere. Adesso è in carcere, spero che ci rimanga. Che cosa...
cosa potrebbe dire alle donne, e sono tante, che subiscono questo stalking, che tantissime, è ancora peggio della violenza sessuale, perché forse è più odioso, è meno chiaro, e quindi si fa ancora più fatica ad ammetterlo e a denunciarlo. Ma io lancio sempre la moneta nelle due versioni. Bisogna assolutamente denunciare, perché non c'è un'altra soluzione per riprendersi in mano la propria vita. Sicuramente bisogna farlo facendosi anche aiutare da persone giuste. Chi l'ha aiutata tanto? Io ho avuto la fortuna che quest'uomo è stato arrestato in misura cautelativa per la vittima precedente. Ho avuto 20 giorni di tempo per cercare aiuto, perché della mia situazione non avevo, come è normale, parlato assolutamente con nessuno, né in casa, né con amici, né con nessuno. In quei 20 giorni prendo coraggio, perché la distanza, il distacco con queste persone che hanno una capacità di plagio enorme, e ho chiesto aiuto a uno psichiatra e alla Casa delle Donne di Reggio Emilia. E con il loro, insomma, primo aiuto sono riuscita piano piano a fare il primo passo. Poi ho subito stalking per 3 anni, quindi non ho potuto uscire di casa per un anno. E ho scritto memorie su memorie per carabinieri e questura quotidianamente, fino a decidere poi di scriverlo il tutto in un libro. Insomma, è un percorso faticoso. Faticoso e difficile, però insomma lei è stata brava a farlo. Io le auguro ogni bene, anche perché è giovane, grazie, è bella, sicuramente avrà modo di trovare, di rifarsi una vita. E diamo coraggio a tutte le donne che subiscono stalking, comprate questo libro e denunciate, perché c'è una legge che vi difende. Grazie, grazie, grazie Marzia.